Benissimo, benvenuti. Vedremo adesso le basi con cui ho costruito questo tipo di struttura, questa sfera che avete visto prima in Second Life, sulla quale ho fatto delle incanalature. E queste incanalature, se facciamo la foto, vedete che si vedono un po' quegli effetti. Vedete tutti questi effetti borchiati, tipo latta incisa. E questo fenomeno lo possiamo fare attraverso usando, vedremo, questa specie di blueprint, questa specie di schermata tipo le radiografie. Questa radiografia viene chiamata displacement map. Quindi vedremo come partire da una struttura che ci permetta di costruire questa displacement map. Partiamo da zero, quindi apriamo un nuovo progetto. In questo nuovo progetto partiremo da un piano, quindi cominciamo cancellando lo schermo e aggiungendo un piano che allargheremo con la S. Okay? Dopodiché su questo piano clicchiamo in un punto e andiamo a inserire un cubo. Questo. Lo restringiamo un pochino. Lo abbassiamo in maniera tale da immergerlo e poi facciamo S sulla Y, che è la verde, quindi lo allarghiamo col mouse e supponiamo che queste siano delle specie di morsetti che vogliamo replicare n volte qua. Allora, la cosa più semplice per fare questo tipo di replicazioni è quella di usare un modificatore che è molto importante, che si chiama array. Allora, facendo l'array vedete che lui replica l'oggetto lungo la direzione rossa positiva. Quindi già qua io posso dire di quanto, quindi vedete che lui allunga di 1, se no possiamo dirgli allungare questo, vedete che lo fa separato. Chiaramente l'oggetto possiamo anche farlo più piccolo, quindi possiamo fare SX e restringerlo un pochino in modo tale che sia un pochino più, ecco, e qui possiamo aggiungere il conteggio e quindi creare una struttura, vedete, così, che ci faccia una specie di oggetto di questo tipo qua. Poi possiamo metterci al centro di questo oggetto, ipotesi, un cilindro, quindi facciamo Shift A e ci creiamo un cilindro. Lo ruotiamo lungo l'asse verde Y, quindi RY90, vedete, quindi lo facciamo in modo tale, e possiamo sbizzarrirci a fare degli effetti. Vedete che lo mettiamo qua, poi facciamo SX, lo allunghiamo e lo spostiamo come se fosse una struttura più o meno organica. Poi possiamo aggiungere varie altre cose, sempre studiando e sfruttando l'array. Ad esempio, anche questo possiamo aggiungere un modificatore array che lo allunga lungo la X. Vedete che abbiamo la relative sulla X, però, ah sì, vedete che lo fa sulla sua X che è sul fondo. Invece noi, volendo farlo sulla Y, dobbiamo, in realtà qui mettiamo 0 e poi lo allunghiamo sulla Y 1. Vedete che lo allunga da quella parte lì, quindi mettiamo meno 1. Qui ci genera n strutture sulla destra. E volendo possiamo allargare quindi qua facciamo, alteriamo in modo tale da creare dei cilindri fatti così. Poi volendo possiamo fare altre strutture che regolari, ad esempio qui possiamo mettere delle sfere, quindi clicchiamo qua, selezioniamo una UV sphere, questa, la rimpiccioliamo un po', la abbassiamo e a questo punto abbiamo capito come fare per fargli un modificatore array non sulla X, ma anche qua 0, facciamo sulla Y 1, ok? E poi gli possiamo mettere n borchie.
E poi possiamo, ok, spostarlo finché ci piace. Se poi vogliamo mettere altre strutture, possiamo farlo, possiamo mettere, cliccare anche qua su, insomma, possiamo mettere dei triangoli. Quindi facciamo Shift A e creiamo una iconica. Mettiamo dei coni. Questo qui è un cono. Lo rimpiccioliamo un pochino. Volendo possiamo fare anche il trucco di metterlo attaccato. No, vabbè, facciamo qualcosa di. Lo mettiamo qua. E anche qua mettiamo questo cono. Facciamo un modificatore sempre sulla Y. Quindi 0, 1. Eventualmente possiamo. No, questo 0. Questo lo allarghiamo in modo tale che sia, che abbia una sua asimmetria, vedete? E possiamo poi aggiungere, insomma, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo anche aggiungere a fronte di tutto questo discorso un toro che lo circonda tutto. Quindi possiamo fare, clicchiamo qua, facciamo Shift A e aggiungiamo un toro. Eccolo lì. Questo toro lo allarghiamo un po', ecco, e poi l'appoggiamo sotto in modo tale da dare la sensazione, insomma, di una struttura complessa. Beh, poi si possono fare tante cose. Comunque, questo qui è l'idea. Infatti, se noi facciamo la foto di questo strumento, di questa struttura, vedete che abbiamo già una specie di panorama complesso che può essere la base di quello che abbiamo fatto prima. Quindi la prima cosa che abbiamo visto qui è la possibilità di comporre un panorama. Nel prossimo video vedremo come studiare questo panorama e fare la foto di questo panorama e fare un displacement map.